Eccoci, grazie dell'invito e insomma dell'approfondimento di oggi a cui tenevamo molto. Insomma, non nascondo che sono studi e ricerche che stiamo guardando come associazione con enorme attenzione, a partire dalle regioni più coinvolte e insomma, però, diciamo, per finire poi a livello nazionale. Io apro soltanto con un chiarimento, diciamo, condivido l'opinione sulle biomasse su cui mi chiamava in causa prima. Il professor De Bernardini, nel senso che assolutamente, diciamo, l'utilizzo di fonti rinnovabili, diciamo, se deve costare poi impatti ambientali, colture dedicate eccessive e un certo tipo di agricoltura, insomma, che anche a noi non piace, non è assolutamente sostenibile. Insomma, noi abbiamo denunciato, ad esempio, no, le situazioni della provincia di Cremona e di Lodi, dove ci sono tantissimi impianti che sono sfuggiti alla programmazione, ed è chiaro che quel sistema non è un sistema che si tiene. Per cui anche su quello ragionare in termini di filiera corta, di un servizio anche per l'agricoltura in termini di smaltimento dei reflui è fondamentale. E dicevo prima, insomma, è un tema che a noi è molto caro, questo della direttiva nitrati, ed era soprattutto, insomma, siamo felici che si sia fatto questo approfondimento perché è secondo noi necessario anche alla luce di alcune, insomma, di alcune vicissitudini degli ultimi anni che ci avevano creato anche un po' di confusione. Parto da una premessa, diciamo, che poi è quella che è stata fatta anche dalla rappresentante della Commissione europea. Sicuramente esiste un inquinamento a nitrati, esiste un problema legato a questo tipo di contaminazione delle acque di falda, ma anche delle acque superficiali dell'Alto Adriatico. Insomma, c'è un problema rilevante che è quello che penso debba rimanere per tutti noi al centro del problema. La seconda premessa, su questo mi ha anticipato l'intervento che precedeva, è che oggi parlare in termini di azoto, di spandimenti, si parla anche in termini di emissione atmosferica. Questi sono proprio i mesi delle emergenze inquinamento, e insomma, non dimentichiamoci che le emissioni di ammoniaca, anche come precursori di PM secondari, comunque possono avere degli impatti rilevanti. Per cui ragionare su questo comparto, iniziare a capire come poter ridurre l'impatto sotto tutte le matrici, è sicuramente una parte fondamentale. E il terzo punto che volevo mettere come premessa era quello che bisogna anche essere bravi a integrare le varie direttive, perché il 2015 è l'anno di scadenza dei piani di gestione, il 2015 è l'anno di scadenza degli obiettivi della 2060, e quindi iniziare a tenere insieme tutti quanti i pezzi, quello che l'Europa ci chiede dalle varie direttive, forse l'altro passaggio su cui dobbiamo prestare particolare attenzione, per cui non vedere più le direttive come comparti stagni, ma iniziare veramente a fare in modo che le politiche che prendiamo su una iniziano a ragionare anche su quelle dell'altra. Noi questo tema lo portiamo sempre sulla difesa del suolo, ma insomma anche su quest'altro aspetto è importante. Il terzo elemento è l'obiettivo, su cui insomma, ci siamo confrontati anche con le associazioni agricole, col Diretti in particolare. A nostro avviso noi dobbiamo lavorare e approfittare anche di queste difficoltà che ci sono oggi sull'applicazione della direttiva nitrati, non con l'obiettivo di assolvere qualcuno, ma con l'obiettivo di capire tutte le cause e tutti i contributi e capire come risolvere il problema. Questo secondo me è il passaggio fondamentale, perché chiaramente invece abbiamo visto che magari a volte si tende a cercare i dati, gli elementi, le ricerche, gli studi per dire io non c'entro, ma invece, visto che esiste una contaminazione, le fonti sono diverse e i contributi oggi se ne è discusso, insomma abbiamo visto quali possono essere, dobbiamo lavorare per un'azione comune. E la soluzione sulla direttiva nitrati, questo lo devo dire in premessa in maniera molto, molto franca, ma di questo anche ne abbiamo discusso più volte, non può essere quello di andare in deroga ai limiti. Insomma, noi a fine 2012 siamo stati, come associazione, diciamo, i primi a denunciare un emendamento a un decreto che prevedeva la sospensione dell'applicazione della direttiva nitrati nel nostro paese in attesa di rivedere le aree vulnerabili, in attesa di avere dei dati certi. Ecco, noi riteniamo che quella sia la soluzione. Lavoriamo insieme, capiamo bene i contributi e le cause, ma lavoriamo in maniera diciamo, costruttiva e non cerchiamo invece di sottrarci dalla sfida. Anche perché siamo convinti che non ci sia un colpevole o un condannato. Prima si parlava di qualcuno, insomma, rappresentante della Regione Lombardia, si sentiva sul banco degli imputati, ma esiste, no, come rappresentante, come settore, sì. Però diciamo, è fondamentale che, insomma, che si capisca che esiste un problema e che la soluzione è nel mezzo. Un problema che non riguarda soltanto le falde, questo anche se ne è stato anticipato, ma oggi abbiamo un problema grosso anche di contaminazione di nitrati delle acque superficiali, quindi di dilavamento dei terreni, di arrivo appunto dei nitrati all'interno dei corsi d'acqua, e poi quindi diciamo, attraverso soprattutto poi nel bacino del Po, che è quello più interessato da questi nel mare, e poi sul mare
insomma, si vedono purtroppo spesso, diciamo, gli effetti anche di questo eccesso di nutrienti, soprattutto in un bacino così chiuso. Per cui gli studi che fatti sono sempre un ottimo lavoro. Ragioniamo anche in termini di acque superficiali per capire bene i contributi. Fra l'altro, su questo qualche anno fa ci fu uno studio della durata di bacino del Po. Adesso non conosco se poi sono stati aggiornamenti o meno, che però faceva vedere bene anche i carichi di nitrati che venivano da vari affluenti. E anche su questo, diciamo, facendo un confronto, ma questo rende molto velocemente, tra il lambro e l'olio, ecco, il carico di nitrati che veniva dall'olio, che attraversa soprattutto zone di allevamento intensivo, è sicuramente maggiore di quello del lambro, che attraversa zone in cui il carico civile è maggiore. Questo per dire che anche le acque superficiali, anche lavorare su quello, insomma, deve essere un lavoro da fare. Vado avanti, dicevo prima, insomma, bisogna stare attenti a mettere insieme le ricerche e gli studi. Siamo appunto, i dati anche di oggi dimostrano l'ottimo studio fatto e dimostrano, insomma, come poi i dati ci danno anche bene i contributi, per cui iniziare a ragionare che non c'è soltanto il reflo zootecnico, come diceva prima anche appunto il rappresentante di Coldiretti, il vicepresidente, non è soltanto quello l'imputato principale, che forse per anni è stato l'unico soggetto, è un passaggio importante. Dobbiamo andare a capire bene le analisi, insomma, le cause, e poi su queste lavorare. E, fra l'altro, su questo aggiungo, diciamo, sui reflui, diciamo, sulla zootecnia, io penso che questa possa giocare anche un importante ruolo per quanto riguarda la sfida che ci viene imposta dalla direttiva nitrati, nel senso che se noi lavoriamo per levare i vincoli e basta, secondo me non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi. Se noi lavoriamo invece per capire come gestire questo tipo di reflui, per capire come utilizzarli, magari per capire come possono andare in sostituzione anche dell'utilizzo dell'azoto minerale, per cui dei fertilizzanti chimici, ecco, forse questa potrebbe essere un'interessante sfida di trattamento, di gestione corretta di questo materiale, per riuscire poi anche a andare verso gli obiettivi. Chiaramente questo però non vuol dire levare i vincoli e continuare, diciamo, a utilizzarlo così com'è, ma vuol dire ragionare sugli impatti, sulle forme, su come distribuirlo, quali trattamento dargli. In questo senso può anche rappresentare un'importante sfida energetica, come diceva qualcuno degli interventi che mi ha sostenuto. Per cui, secondo me, la sfida è importante a partire da questi dati e dagli studi, che sono fondamentali, in parte per capire le cause, ma anche per capire le aree vulnerabili, è quella di capire come utilizzare la direttiva nitrati per come fattore anche di sviluppo, di promozione di buone pratiche, diciamo, di corretto utilizzo. Quindi non, questo è una raccomandazione che ho già fatto più volte nel mio intervento, ma la faccio anche adesso, non lavorare per soltanto, diciamo, ecco, levare i vincoli, ma proviamo a lavorare per fare uno sforzo importante. Tutto questo, diciamo, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'agricoltura sia, diciamo, uno dei patrimoni, il settore agroalimentare, uno dei patrimoni principali che noi abbiamo, per cui anche come associazione ambientalista non è mai stato, se questo può essere stato pensato nei nostri obiettivi, quello di andare contro questo comparto. Però, ecco, ci sta anche una componente ambientale che oggi non deve essere vista, a nostro avviso, esclusivamente come vincolo e come fattore limitante di oppressione del settore, ma forse oggi quell'elemento lì può essere quello che fa dell'agroalimentare italiano l'elemento ancora più di eccellenza. Per cui, ecco, lavoriamo su questo, saremo contenti di essere chiamati anche ancora sui confronti di questi studi, perché, insomma, diciamo, anche avevamo avuto, insomma, qualche confusione, non riusciamo bene a interpretare la prima fase dello studio, quella pubblicata qualche mese fa. Oggi, diciamo, con il lavoro sugli isotopi, che poi magari quando sarà disponibile la relazione leggeremo con molta attenzione, ci sono già degli elementi in più, per cui su questo veramente continuiamo il confronto, perché è importante. Grazie dell'invito.